Oggi mi trovo a disagio, particolarmente a disagio, perché indosso una magliettina di un colore che non mi piace. Non ho la solita magliettina nera o le solite magliettine nere e bianche che uso di solito e quindi già sto video parte male. Ok, fatta questa premessa delle mie turbe psicologiche sul colore delle t-shirt e del mio abbigliamento in generale, passiamo subito all'argomento del video di oggi. Quindi le ragazze, il mondo quindi femminile e le calvizie. Uomo versus donna. Cos'è che turba talmente noi maschietti quando iniziamo a cascarci i capelli? Che cos'è? Essenzialmente, nella grande maggioranza dei casi, è il fatto di non piacere più successivamente alle ragazze. Cioè, il pensiero in primis è quello di: se a me cadono i capelli, sarò meno attraente, quindi le ragazze non vorranno più avere a che fare con me. Purtroppo questo pensiero è in parte vero. Perché? Soprattutto le ragazze nell'età adolescenziale, ma anche, come vi dirò successivamente nel video, anche quelle ragazze un po' più grandicelle, quindi le prime donne, le chiamo io, possono avere una sorta di trigger sul maschietto senza capelli, il maschietto calvo. Perché, diciamocelo chiaramente, la maggior parte di tutti i modelli, dei genotipi di ragazzi, i ragazzi che si vedono in televisione, su YouTube e via dicendo, sono tutti la maggior parte capelloni con una chioma sempre ben curata e via dicendo. Quindi si creano quei canoni di bellezza. E anche se è vero che ci sono attori di Hollywood che sono calvi e che sono altrettanto affascinanti, diciamo che numericamente parlando sono una minoranza. Quindi è logico che le ragazze, essendo un fattore prettamente individuale, quello di piacere, cioè quei tratti somatici che piacciono, sono dei fattori individuali. Cioè anche a me può piacere o non piacere una ragazza bionda, quindi anche alle ragazze può piacere o non piacere un ragazzo calvo. Però la percentuale di queste ragazze a cui piacciono i capelloni e un po' meno i calvi, diciamo che è rilevante. E adesso vi racconterò alcuni aneddoti che anch'io in prima persona ho passato. Quindi non vogliono fare statistica, però è giusto che io condivida con voi le mie esperienze, tutte le mie esperienze in ambito calvizia. Quindi partiamo dagli albori, terza media, dove io non soffrivo di calvizia, anzi curavo i miei capelli, o meglio distruggevo i miei capelli con stirature, gel, ancora la cera non c'era, cioè gel, ma gel quello del supermercato, il gom gel, che era 3-2 euro il barattolone, così e ti mettevi direttamente petrolio in testa. E quindi era quel periodo in cui spopolava la musica dance di M2O, primi anni 2000, tutti con sti capelli davanti, tamarrissimi e via dicendo. E la mia prima cotta, non dico ragazza perché in fin dei conti poi quella sorta di fidanzamento è durato 2 settimane, perché terza media, lei seconda media, mi ricordo che la prima cosa mi disse è: lo sai, a me sei sempre piaciuto, ma soprattutto mi piacciono come ti fai i capelli. Allora, io ovviamente, ragazzino di terza media, ero immaturo, come d'altronde sono immaturo adesso, che non sono più in terza media, però all'epoca ero ancora più immaturo. Quindi nella mia immaturità però ho pensato: cioè, sta ragazza gli piacevano i miei capelli. Cioè, non mi ha detto: guarda, mi sono innamorato dei tuoi occhi, del tuo viso, di come cammino, il tuo portamento, che so, qualche altra minchiata. No, dei capelli, come facevi i capelli? Va bene, che poi al solito i capelli nero, come tutti gli altri ragazzi dell'epoca, ipertamarri. Questa ragazza è una ragazza bellissima, lo ricordo all'epoca, qui che abitiamo in un piccolo paesino, diciamo, era una delle ragazze più ambite. Infatti quella volta poi tutti i miei compagni di classe: questo non fa mai niente, e poi si ritrova la ragazza, un po' di invidia, perché era stata lei a stuzzicare me tramite mia cugina che era sua compagna di classe. All'epoca ci scambiavamo i diari e una volta gli disse a mia cugina: che te lo fai dare il diario di Giovanni? Ok, tanta roba. Quindi ragazzina in età preadolescenziale a cui piacevano i capelli. Certo, se io in quel momento, per qualunque motivo, mi so che è raro perdere i capelli in terza media, però per qualunque motivo fossi stato calvo, nel 99,99% delle probabilità lei non avrebbe chiesto il mio diario.
Quindi, ma lì ci sta, ragazzi, di seconda media, ci sta che abbia questi canoni estetici. Però facciamo un piccolo passo in avanti, un balzo temporale. Primo fidanzamento ufficiale, 2008. Questa ragazza, dopo anni di tribolazioni, di corteggiamenti, di lascia e prendi, ci facevamo fidanzati per 3 settimane, ci lasciavamo e poi ci riprendevamo, abbiamo deciso poi di ufficializzare il fidanzamento, abbiamo capito che in realtà noi ci amavamo troppo e quindi ci siamo messi insieme senza lasciarci per molti anni. In quel frangente, nel 2008, io ebbi il vero boom della calvizie. Lì cominciai a perdere i capelli e nei primi mesi ne persi tantissimi, quindi mi si svuotò, non dico interamente, ma abbastanza tutto il cuoio capelluto. E io ebbi paura perché ho detto, cazzo, ci sono stato 2 anni a conquistare questa ragazza, adesso ho paura che perdendo i capelli perderò pure lei. Io mi ricordo che ero molto fissato all'epoca con i capelli, quindi certe volte quando stavamo insieme mi guardavo sempre allo specchio, no, ce n'è pochi, e lei però, attenzione, lei mi diceva, vabbè, niente, se li perdi fa niente. Però ovviamente lo diceva, io mi ricordo, ce l'ho ancora qui impresse, no, c'ho delle immagini impresse, come delle fotografie di quei momenti, lui lo diceva con fare un po' così. Non lo diceva sorridendo, no, ma a me piace così come sei. Cioè, vabbè, niente, che se le perdi fa niente. Cioè, con un fare che magari se le avessi realmente persi in quel periodo, forse la relazione non sarebbe andata avanti. Chi lo sa, spero di no, era una ragazza molto intelligente. Lei aveva circa 17, 16 anni, o 16 o 17 anni. Io ne avevo 22 o 23. Quindi è lì, poi non li persi i capelli, li ho recuperati, vi ho raccontato nei video come li ho recuperati all'epoca. Poi facciamo un altro balzo temporale, 2015, un'amica di comitiva che si era da qualche anno lasciata col suo ex. E mentre mi raccontava di tanto in tanto qualche aneddoto passato con l'ex, mi disse anche, ma lo sai che sta perdendo i capelli, l'ho visto la volta scorsa, ha meno capelli. Io già me ne ero accorto perché al solito vivo in un paesino, il suo ex era il mio paese, lo conoscevo, ci salutavamo, non eravamo grandi amici, però diciamo che sapevo, notavo subito, cioè tra calvi o tra chi soffre di alopecia, subito abbiamo l'occhio fine, quindi avevo visto che c'era una stempiatura evidente. Ho detto, vabbè, dai, che se gli cadono, è normale, ho detto, è normale, il suo papà è senza capelli, sicuramente gli cadranno. Che poi, tra virgolette, gli sono caduti davvero tutti i capelli e si è fatto il trapianto di capelli nella mia stessa clinica, del dottor Sercan. Gli sono ricresciuti, poi non mi sono molto, non lo vedo da tempo, quindi ora non lo so, si è fatto il trapianto molti anni fa. Però questa ragazza, appunto, questa amica di comitiva, dicendomi ciò e sentendo la mia risposta, mi disse, no, dai, no, senza capelli no, che brutto. Sono testuali parole. Questa ragazza aveva all'epoca 24 anni circa, quindi già abbiamo un'età un po', siamo prima donna, considerando anche che le ragazze maturano prima dei maschietti, quindi diciamo sono i 30 anni di un ragazzo. E ripeto, anche questa ragazza era una ragazza intelligente, non era la prima ragazza presa per strada, stile intervista, così. Assolutamente una ragazza bravissima a scuola e faceva sempre discorsi aulici e via. Però, cioè, lei amava ancora tantissimo il suo ex, però nel momento in cui lei stava realizzando che l'ex stava perdendo i capelli e sarebbe potuto rimanere quindi calvo, ha detto, no, questa espressione. Ora, lì, in quel momento, che io nel 2015 avevo già recuperato parte dei capelli persi, avevo una folta chioma. Quindi il problema calvizia c'era sempre, io continuavo all'epoca a prendere minoxidil, degli integratori, sapevo cosa significava perdere i capelli a livello psicologico e sapevo questa interconnessione tra calvizia e universo femminile. Quindi in quel momento un po' ho detto, se io fossi nei suoi panni, se quella ragazza non fosse l'ex ma fosse la fidanzata, io un po' ho detto, porca puttana. Cioè, ho pensato, questa situazione è brutta, un po' bruttino.
Quindi, come potete vedere, nelle ragazze di qualunque età ci potrebbe essere una lieve riluttanza a sapere che il proprio ragazzo perde i capelli, o peggio ancora, di proprio di immaginarsi con un ragazzo calvo. Ovviamente noi non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, ci sono anche ragazze a cui gli uomini calvi piacciono tantissimo e li trovano molto affascinanti. Io penso comunque che, in primis, non dovremmo dare troppo peso alla calvizie. Una donna, una ragazza, se deve scegliere noi, deve sceglierci essenzialmente, sì, ovviamente anche per i tratti estetici, perché non dobbiamo fare sempre come si dice, quelle narrative che è bello, c'ho il dentro di noi, il fuori non serve. No, dai, un po' tutti andiamo a guardare anche il lato estetico. Io stesso guardo il lato estetico, non vado a prendere la prima ragazza che capita. Però è anche vero che tra una ragazza bellissima e una un po' meno bella, ma con un carattere più affine al mio, io sceglierei sempre quella un po' meno bella. Però è anche vero che non andrei a scegliere quella proprio brutta brutta, anche se caratterialmente siamo molto vicini. È brutto dirlo, però è così. E voi dovete capire, un po' mettervi nei panni anche delle ragazze e dire: quella ragazza magari non gli piacciono i calvi perché nel suo canone estetico il calvo non è concepito. Ma non è che ti stai ingiuriando, cioè fino a quando non va, come si suol dire, a infilare il coltello nella piaga, cioè con gli sfottò e via dicendo, diciamo che non sta facendo niente di male, sta semplicemente dicendo: a me non piace così. Come a me possono non piacere le ragazze bionde, per esempio, a me non piacciono le ragazze bionde. Infatti, fino ad ora non ho mai avuto ragazze bionde, assolutamente. Non mi piacciono, la tipica ragazza bionda, oppure quelle troppo alte, non mi piacciono, no, assolutamente. Oppure le ragazze troppo in carne, non mi piacciono, ma non è, me ne posso fare una colpa. Come d'altronde una ragazza a cui non piace il ragazzo calvo non può farsene una colpa. Però voi potete farvene una colpa, nel senso che andare a distruggervi la psiche pensando di non essere più, essendo diventati calvi o in una fase avanzata della calvizia, non essendo più belli come un tempo, e quindi chiudervi in voi stessi solo per questo motivo, peggio ancora cadere in depressione, secondo me è una grandissima cazzata. Perché le donne sono un elemento importante, perché sono la base del, come si suol dire, del processo di ripopolamento terrestre. La chimica del nostro corpo ci spinge ad accoppiarci. Ma se questa chimica non ci fosse, noi non avremmo nessun istinto ad accoppiarci. Quindi è tutta una questione di chimica. Ma la chimica non deve influenzare altra chimica e quindi poi farci passare brutti momenti. Quindi, anche se ci potrebbe essere la possibilità che da calvi si abbiano un po' meno di possibilità di approcciare con alcune ragazze, cercate sempre, uno, di non farne troppo un problema. Fanculo, dai. In fin dei conti le donne non sono tutto nella vita. Oppure due, cercate di enfatizzare gli altri vostri aspetti, gli altri vostri punti forti. Cioè avete un umorismo particolare, avete un bel fisico, giocate su quello. Cioè è come chi non vedente che acutizza gli altri sensi, o chi non sente acutizza gli altri sensi. Voi dovete acutizzare ciò che avete. Non avete quelli, va bene, puntate sul cazzo, non lo so, cioè puntate su qualcos'altro, che magari, nonostante la ragazza sia un po' restia a interagire con voi calvi, magari poi rimane colpita da un particolare vostro punto forte, che non è appunto legato ai capelli. Cioè evitate di chiudervi in voi stessi e neanche provarci solo perché siete calvi. Voi provateci lo stesso, giocatevi le vostre carte, giocatevi tutte le carte, non fatevi vedere che avete bassa autostima perché vi mancano i quattro capelli in testa e andate, va bene? Niente, il video finisce qui, volevo semplicemente parlare così un po' tra aneddoti e eventuali soluzioni al problema, quindi spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto in un prossimo video. Ciao ciao!